Nel 1989 Capcom sviluppa e produce un picchiaduro a scorrimento laterale arcade che segna un'intera generazione di giocatori. Stiamo parlando di Final Fight. Ideato da Yoshiki Okamoto, che per Capcom aveva già diretto lo sviluppo di titoli come 1942, Son Son, Hyperdine Side Arms e lo sparatutto in salsa western Gunsmoke. Il gioco era nato come un possibile sequel di Street Fighter, imboccando poi una strada ben precisa sulla scia del successo di Double Dragon uscito nel 1987, diventando presto uno dei più celebri picchiaduro a scorrimento dell'epoca, grazie all'innovativa esperienza di gioco, sprite di personaggi mastodontici e musiche molto coinvolgenti. Ambientato a Metro City, una città immaginaria simile a New York, il videogioco consente al giocatore di controllare uno dei tre vigilanti da strada: l'ex wrestler professionista e sindaco della città Mike Haggar, l'esperto di arti marziali Cody Travers e il moderno ninja Guy. Questo trio si propone di salvare Jessica, la figlia del furioso Haggar e fidanzata di Cody, rapita con lo scopo di ricattare il sindaco dall'organizzazione criminale Mad Gear. Okamoto venne ispirato da Double Dragon 2 e gli pensava che il titolo della Technos fosse molto buono, ma trovava poco fluidi controlli, quindi pensò che un sistema più semplice, unito alle caratteristiche tecniche della scheda CP System di Capcom, avrebbero reso la sua versione del gioco un vero e proprio successo. Il titolo venne inizialmente mostrato alle fiere di settore con il nome provvisorio di Street Fighter 89, perché la divisione vendite di Capcom aveva originariamente richiesto un sequel di Street Fighter. Quindi il team di Okamoto decise di promuovere questo gioco come possibile successore, arrivando a riferirsi a uno dei personaggi principali come un ex lottatore di Street Fighter. Questo perché gli sviluppatori inizialmente stavano pianificando di avere Ryu e Ken dell'originale come protagonisti principali. Grazie al cielo l'idea venne scartata a favore di una nuova trama e nuove ambientazioni, perché il presidente di Capcom voleva che il team sviluppasse il gioco come se fosse un film. Così, prendendo spunto dalle pellicole dell'epoca, la storia virò in un rapimento di una giovane donna attraente da parte di una banda criminale cittadina. Ma ora mettiamoci in viaggio e andiamo a parlare con chi possiede il cabinato originale, oltre a uno veramente unico nel suo genere. Andiamo! Ed eccoci ancora una volta in compagnia di Antonio, il fondatore di Arcade Story, qui a casa di Arcade Story per parlare del nostro cabinato di Final Fight. Antonio, quando hai visto per la prima volta Final Fight in sala giochi, che impressione ti ha dato? Innanzitutto, quando è arrivato in sala giochi era una cosa talmente innovativa per lo stile di grafica, il concetto di colori e di combattimento dei personaggi. Anche se non è stato uno dei giochi che preferivo, però ovviamente non poteva mancare la collezione, ho fatto di tutto per poterlo avere. Bisogna anche dire che non ha mai avuto un suo cabinato originale, quindi c'era solo il kit di conversione di questo gioco. Quindi quello che vediamo non è in realtà il cabinato originale di Final Fight, ma è una conversione. Esatto, questo è il cabinato di Robotron 2084, 2084 come si preferisce, giammato e convertito in Final Fight. Quando hai deciso di portare questo pezzo di storia? Beh, è successo per una casualità. Un'azienda che vende tantissimi cabinati in America, chiama Coin-op Warehouse, solitamente fa vedere in preordine dei giochi che riesce a trovare. In mezzo c'era questo e quando l'ho visto ho detto lo prendo subito. Nella tua esperienza, Antonio, che hai tra la sala giochi di Arcade Story e la tua presenza nelle varie fiere di settore, questo cabinato che appeal ha? Altissimo, veramente alto, perché ovviamente, come è stato per me nel periodo in cui è uscito nelle sale giochi ed è stato visto, quindi tutti quelli che hanno più o meno la nostra età, quando lo vedono nelle manifestazioni si buttano subito a giocare per finirlo. Allora, una particolarità che colpiva subito noi ragazzi nel vedere che c'erano delle combattenti donne. Si erano già viste nel precedente gioco di picchiaduro Double Dragon. In questo gioco, con una grafica migliore, facevano vedere, insieme, continuavano molto bene le forme femminili. Cosa ho scoperto con il proseguo e andandomi a studiare un po' tutte quante le vicissitudini di questo gioco? Che gli sviluppatori hanno deciso, soprattutto quelli americani, hanno detto no, devo passare il messaggio che i ragazzi picchino delle donne. Trasformiamolo in un trans. Praticamente è passato il concetto che non si possono picchiare le donne, ma i trans sì. Dovevano fare a meno di mettere una donna. So, Antonio, che voi di Arcade Story avete anche un cabinato molto particolare che non è mai stato creato, ma voi siete riusciti a farlo.
Sì, praticamente ci sono degli ingegneri americani, dei ragazzi, che si sono divertiti a mettere le mani sulle schede e in particolare a Street Fighter 2. Riuscendo a modificare il programma iniziale è possibile trasformare Street Fighter 2 in Final Fight. Il bello è che Street Fighter 2 ha la possibilità di uscita di altri bottoni e quindi si è creato il terzo giocatore, quindi si può giocare in tre giocatori a Final Fight, cosa che non è mai successa nella storia di questo gioco. Li ho contattati chiedendogli se potevo creare il cabinato. Abbiamo costruito intorno alla scheda il gioco a tre giocatori che posso farvi vedere. Allora spostiamoci e andiamo a vedere questo cabinato molto particolare. Ed eccoci Antonio col cabinato a tre postazioni, raccontaci un po' la sua storia. Bisogna ringraziare Grego e Rotwang, che sono gli sviluppatori che hanno modificato la scheda di Street Fighter. Noi, con il loro consenso, abbiamo creato il cabinato, le grafiche, dobbiamo ringraziare zio Jack, abbiamo trovato i joystick con i colori dei personaggi, abbiamo aggiunto i ringraziamenti ai due sviluppatori e abbiamo messo il nome che hanno scelto loro, che sarebbe Final Fight Anniversary Edition. Si tratta proprio della versione loro con il cabinato nostro. Non abbiamo messo Arcade Story da nessuna parte perché appunto le grafiche erano quelle dell'originale. Propongo per la prima volta al mondo questo cabinato qua, che secondo me è veramente venuto una sciccheria. Bene ragazzi, grazie infinite ad Antonio per averci ospitato ancora qui ad Arcade Story. Grazie a voi. E noi torniamo in studio per terminare la puntata. Grazie ancora ad Antonio di Arcade Story. Parliamo ora delle innovazioni che lo hanno reso celebre e che hanno costituito una sorta di standard dei successivi picchiaduro scorrimento in due dimensioni, che sono state innanzitutto la possibilità di scegliere tra differenti personaggi da utilizzare, tutti con caratteristiche differenti, l'utilizzo di soli due pulsanti, uno per colpire gli avversari e uno per saltare. Con la combinazione di tasti è possibile effettuare calci volanti o atterrare sopra i nemici e la pressione contemporanea di entrambi genera un colpo speciale contro il quale non è possibile difendersi, ma che toglie energia al giocatore. I nemici possono essere agganciati semplicemente finendogli addosso e quando uno di questi viene afferrato il giocatore può scegliere se eseguire una presa o scaramentare l'avversario. Nel gioco, nascosti tra i barili, casse e altri oggetti, possiamo trovare del cibo, utile per ripristinare la nostra barra di energia, oltre a collezionabili che aumenteranno il nostro punteggio e armi da utilizzare per un tempo limitato come coltelli, katane, tubi d'acqua, utili per tenere lontani i nemici. La colonna sonora è opera di 7 compositori, tra i quali troviamo la firma di Harumi Fujita, che collaborò per vari altri titoli, tra i quali figurano 1943, Bionic Commando, Ghost and Goblin e Strider, e Yoko Shimomura, che per Capcom ha contribuito alle colonne sonore di oltre 16 giochi, incluso il noto Street Fighter 2 The World Warrior, per il quale ha composto quasi tutti i brani. In questo titolo sono presenti moltissimi riferimenti esterni, come ad esempio la gang di strada Mad Gear, che prende il nome dal gioco di corse omonimo del 1987 di Capcom. Il personaggio 2P proviene dal gioco Forgotten World, Axel, che prende il nome dal celebre cantante di Guns N' Roses, o Hugo Andor, la pronuncia del polonese di André, basato sul famoso wrestler André the Giant. Il gioco ha acquisito notorietà grazie anche alla sua schermata di continua, dove nei 10 secondi a disposizione vediamo il nostro personaggio legato ad una sedia con un fascio di dinamite poggiato su un tavolo, pronto per esplodere, con Cody e Guy che lottano per liberarsi, mentre Agar soffia febbrilmente nel vano tentativo di spegnere la miccia accesa. Final Fight si rivelò un grande successo commerciale nelle sale giochi, vendendo 30.000 unità in tutto il mondo, diventando il gioco arcade con il maggiore incasso nel 1990 in Giappone e il kit di conversione arcade con il maggiore incasso dell'anno negli Stati Uniti. Final Fight approdò anche sulla console 16-bit di Nintendo, rilasciato come uno dei titoli di lancio per il Super Famicom in Giappone nel 1990. Questa conversione del gioco dal punto di vista grafico risultò davvero ben fatta, ricreando in modo parziale l'atmosfera della sala giochi. In modo parziale perché, a causa delle limitazioni tecniche della macchina, ci furono dei tagli anche pesanti rispetto alla controparte arcade. Nel porting per Super Famicom venne rimossa l'opzione cooperativa a due giocatori, cosa che rendeva il gioco molto divertente. Non venne inserito il livello dell'area industriale e il personaggio principale Guy venne letteralmente cancellato dalla storia. Anche la maggior parte delle transizioni di scena venne modificata, eliminando i passaggi in cui vedevamo i nostri protagonisti sfondare porte o scendere le scale per prendere la metropolitana. Sempre a causa delle limitazioni hardware,
la versione Super Famicom poteva visualizzare solo due o tre nemici sullo schermo, in contrasto con la versione arcade che poteva visualizzarne fino a 9. Per compensare questa differenza si dovette ricorrere ad un riposizionamento dei nemici nel gioco. La versione del porting per Super Nintendo è stata in parte censurata nel suo contenuto e presentava diverse differenze rispetto alla sua controparte giapponese per Super Famicom. I primi due boss, Damned e Sodom, sono stati rinominati rispettivamente Thrasher e Katana. La sedia a rotelle di Badger è stata ridisegnata per sembrare una sedia d'ufficio. Poison e Roxy furono sostituite con due nemici maschi di nome Billy e Sid, rispettivamente omaggi a Sid Vicious e Billy Idol. Tutti i riferimenti agli alcolici sono stati rimossi. L'effetto degli schizzi di sangue mostrato quando un personaggio viene pullerato è stato sostituito con una sorta di esplosione generica, e ad alcuni personaggi nemici dalla pelle più scura sono state date delle tonalità più chiare. E la celebre frase "Oh my god" pronunciata da un nemico quando ritrova la sua auto completamente distrutta durante la prima fase bonus è stata modificata in "Oh my car". Oh my car. Mentre se la grafica è molto fedele alla sua versione arcade, purtroppo il sonoro non è uno dei punti di forza di questa conversione. Successivamente, nel 1992, per rimediare alle numerose lamentele dei fan della serie che videro questa conversione mutilata, venne rimesso mano a Final Fight per Super Famicom in una sorta di nuova operazione. Ma se parliamo di operazione, chi meglio di un dottore può fornirci maggiori dettagli? Vero, dottor Game? Dunque, qual è un modo veloce per guadagnare mettendo mani nel portafoglio di noi appassionati? Semplice, prendi un gioco esistente, scambia uno dei personaggi con un altro e poi rilascialo come se fosse un gioco nuovo. Ed ecco a voi, Final Fight, Guy. Per sopperire alla mancanza di un personaggio importante come Guy nel primo Final Fight, Capcom, due anni dopo l'uscita, rilasciò una nuova versione del gioco che non era altro che sempre la stessa cosa, ma con l'aggiunta di Guy nel roster dei personaggi selezionabili, eliminando uno dei personaggi, ovvero Cody, per le stesse ragioni tecniche di semplificazione dell'arcade originale, e riscrivendo la trama, come già successo in precedenza, con una nuova sequenza d'apertura e un nuovo finale che spiega appunto l'assenza di Cody. Questa nuova edizione includeva 4 livelli di difficoltà e aggiungeva 2 nuovi power-up, anche se lo stage dell'area industriale e la modalità a 2 giocatori risultavano ancora mancanti. A parte questo, è letteralmente lo stesso identico gioco. Stessi livelli, stessi nemici, stessi boss, stessa grafica, stessa musica, stessa storia, insomma. Rilasciare 2 volte lo stesso gioco con i medesimi difetti sapeva quasi di fregatura, anche perché originariamente si affermava che il Super Nintendo non avesse abbastanza memoria per contenere tutti e 3 i personaggi, cosa però poi dimenticata quando uscì Final Fight 2 con la possibilità di scelta per 3 lottatori e addirittura Final Fight 3 con 4. Comunque, si sa che le prime versioni dei giochi per le console di nuova generazione nel tempo vengono superate grazie all'esperienza acquisita dai programmatori. Quindi a distanza di 2 anni dalla prima versione, rilasciare una copia identica, se non per le modifiche già citate, della stessa versione del gioco è stata una vera delusione per i videogiocatori e sembrava quasi una mancanza di voglia di impegnarsi da parte di Capcom, che negava ancora una volta la possibilità ai possessori del 16-bit Nintendo di avere tra le mani il gioco arcade definitivo, con tanto di roster dei personaggi al completo. La versione americana del gioco, che soffre delle stesse censure del primo originale, è stata rilasciata nel giugno del 1994 come gioco destinato esclusivamente al noleggio, inizialmente addirittura disponibile in esclusiva per il circuito Blockbuster. E a questo punto, beh, non ho nient'altro da dire, quindi Vasco, passo di nuovo a te la palla. Vediamo quali altre nozioni sai darci su Final Fight. Grazie infinite al nostro medico di fiducia per averci illustrato l'operazione nascosta dietro a Final Fight Guy. In conclusione, Final Fight nella versione Super Famicom o Super Nintendo è un solido picchiaduro con personaggi animati da sprite davvero enormi per il periodo, oltre a controlli veloci e reattivi, con un gameplay arcade che ha fatto storia. Peccato per la mancanza di scelta di 3 personaggi, ma il vero limite del gioco è stato togliere l'importantissima possibilità di giocare in 2, cosa che avrebbe reso ancora più mortale questo titolo.
Anche se con queste differenze la versione per Super Famicom o Super Nintendo ha venduto qualcosa come 1.5 milioni di cartucce in tutto il mondo, generando ben due sequel. Un riconoscimento davvero speciale va a Marco Valenti, che grazie al suo commento sulla puntata dedicata a Street of Rage ha dato il là alla realizzazione di questo video. Un saluto da Vasco e ci vediamo su Mitico TV.